Tre canonici giorni di festa con una preview di 48 ore e un nome importante come quello di Raph per il concertone finale. Gli elementi ci sono tutti e sì, sono sempre gli stessi. L'abilità, semmai, è saper mescolare sapientemente il tutto. In conferenza stampa di presentazione per la festa della Madonna si è parlato di fede e di tradizione. Pare che anche quest'anno ci sarà la Madonna della Fontana. La Madonna della Fontana c'è sempre, perché lei vince su ogni cosa, su ogni avversità, su ogni prova, quindi bisogna solo riscoprire il valore profondo di questa festa per mettersi sulla strada giusta, no? Si è parlato di musica e di bande. Ci sarà la banda di Francavilla e la banda di Conversano, che proprio in questi giorni suoneranno davanti al maestro Riccardo Muti. Credo che avere queste due bandi così importanti a Francavilla sia un onore. Si è parlato di quel settembre a cui i francavillesi sono legati. Settembre speriamo si confermi un mese in cui la nostra città è particolarmente frequentata e vissuta. Il culmine delle cose che accadono qui naturalmente è rappresentato dalla festa patronale a cui tutti teniamo moltissimo. C'è un programma di festeggiamenti anche civili, denso di appuntamenti, ma è la festa nostra e tutti i pensieri sono rivolti alla patrona. Lo avete sentito, la Madonna è confermata, sono confermate le luminarie, anche i fuochi d'artificio e una particolare attenzione sarà data anche alle bande musicali. Qui c'è il programma, tanti appuntamenti collaterali, 13, 14, 15 la festa tradizionale con una preview di due giorni e anche un po', come dire, un po' di modernità con queste magliette, con queste illustrazioni realizzate nella grafica da Igea Paiano. E allora ritorna la festa, quella dei ricordi, quella della Madonna nostra, quella che sì, alla fine è sempre la stessa.